L'ufficio liturgico della Diocesi di Vallo della Lucania, sezione Musica Sacra, ha organizzato in occasione dell'anno giubilare della Misericordia un concerto meditazione dal titolo La parabola della Misericordia. L'evento si è svolto presso la sala della comunità La Provvidenza di Vallo della Lucania. La serata ha visto come protagonisti 18 cori di altrettante parrocchie della diocesi, che hanno accompagnato con i loro canti la lettura di alcuni brani del Vangelo e relativi commenti. La parabola del buon samaritano dà senso alla vita umana. Farsi prossimo dell'altro, poiché in definitiva Dio si è approssimato e continua a chinarsi in Cristo sulle ferite umane. Tale capovolgimento chiama in causa il dottore della legge e gli impone di cambiare mentalità. Non si tratta di scegliere tra l'amore per Dio e quello per il prossimo, ma di riconoscere che chi ama il fratello che vede, ama sempre Dio che non vede. Mentre l'amara realtà della vita umana, nell'amara realtà non sempre avviene il contrario. L'amore di Dio transita sempre per l'amore verso l'altro di cui bisogna farsi prossimo. Hanno partecipato le comunità di Agropoli, Castellabate, Capaccio, Pestum, Vatolla, San Mauro Cilento, Galdo, Celso, Velina, Casalvelino e Pellare. Il percorso tematico della serata si è sviluppato attorno alle parabole della misericordia, tratte dal Vangelo di Luca e commentate con il testo Le parabole della misericordia, pubblicato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. La serata è stata curata da Don Gianni Napoli e Maurizio Iacovazzo. Seneca diceva che lungo è il cammino che passa per i precetti, breve ed efficace è quello per gli esempi. Ebbene, le parabole sono gli esempi che Gesù ci ha lasciato. E noi questa sera, grazie a voi, siamo stati alla scuola di Gesù, alla scuola delle sue parabole. Con l'augurio che questo che abbiamo vissuto questa sera possa diventare stile di vita nel nostro essere cristiani. Quindi grazie a voi e adesso la parola al Vescovo.